Mi occupo quotidianamente di diversi argomenti che ruotano intorno alla politica, all'attualità e al mondo dello spettacolo. Famelico di tutto ciò che è attuale. Con uno sguardo, storico, rivolto al passato e uno sguardo, curioso, rivolto al futuro. Punto di svolta nel caso del di Lorenzo Nardelli. L'uomo la sera del 9 agosto a Mestre. Il suo corpo è stato ritrovato nell'ascensore di un palazzo. Nardelli. Da quanto emerso dalle indagini. Quella sera si trovava nell'appartamento sbagliato. Aveva appuntamento con una donna. Ma è entrato in un'altra abitazione. Trovandosi davanti i cugini Radu e Marin Rusu. Di 32 e 35 anni. Che aveva lasciato la porta aperta. I due operai di origine moldava. Che stavano bevendo, quando si sono trovati davanti Nardelli. Pensando che fosse un ladro. Lo hanno picchiato a morte. Ansa la veduta esterna dell'edificio dove è stato ritrovato il corpo di Lorenzo Nardelli la svolta. Dopo l'analisi dei tabulati telefonici Nardelli sembra che dovesse incontrare una donna. Probabilmente una escort. La ricostruzione sarebbe emersa dall'analisi tabulati telefonici dei cellulari moldavi e del giovane che abitava a Santa Maria di Sala. Gli accertamenti sui cellulari hanno permesso di stabilire che Lorenzo non voleva rubare, ma doveva incontrare una donna. Inoltre, contrariamente a quanto inizialmente creduto, non conosceva i suoi carnefici. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della squadra mobile di Venezia, la vittima, come risulta dagli atti depositati in procura, avrebbe avuto appuntamento nel palazzo di via Rampa Cavalcavia dove è stata poi uccisa. Se non che invece di prendendo la scala A, salì la scala B, l'appartamento della ragazza che avrebbe dovuto incontrare. Infatti, si trova allo stesso piano. Cioè al terzo, e nella stessa posizione di quello dei due moldavi, ma dal lato opposto dell'edificio. Nardelli, avendo poi trovato la porta socchiusa, non si rese conto di aver preso la parte sbagliata. Una volta entrato nell'appartamento è stato scambiato per un ladro, con i due cugini che lo hanno inseguito fino all'ascensore, picchiandolo e uccidendolo. Avvocato dei cugini imputati notizia scioccante, riteniamo che non si possa più parlare volontario. Possibilmente di eccesso legittima difesa. Tuttavia, l'accusa resta accusato di volontario.